Lucio D'Amedio è stato professore ordinario di filosofia, dell'educazione e della narrazione all'Università degli Studi Milano di Cocca. Ha lasciato da qualche anno l'insegnamento per dedicarsi alle attività culturali e di promozione della scrittura di sé presso la Libera Università dell'Autobiografia di Archiali e dell'Accademia del Silenzio. Due associazioni da lui fondate, la prima nel 97 e la seconda nel 2010. È anche un autore, scrive molto, numerosi sono i suoi saggi dedicati ai temi della sua ricerca. Fra i più noti, ricordiamo, Raccontarsi, Filosofia del camminare, L'educazione non è finita, Perché amiamo scrivere, I sensi del silenzio, la religiosità della terra e il silenzio. È in uscita Ingratitudine, la memoria breve della riconoscenza. A lei la parola. Buon pomeriggio a voi tutti. Grazie per questo graditissimo invito, grazie agli amici del Messaggero, al fratello Fabio. Sono veramente contento di essere tra voi ad affrontare un titolo come questo, raccontare e scrivere le emozioni della propria storia. Sono molti anni che mi dedico non solo come studioso della vita, dell'esistenza, a indagare il ruolo, il compito che la scrittura autobiografica svolge nei momenti felici, ma spesso soprattutto dolorosi della nostra vita. Ho letto e continuo a leggere le centinaia di scritture autobiografiche e ogni volta ne porto dentro di me e con me un'emozione profonda. Perché ogni volta che noi leggiamo di noi stessi o leggiamo degli altri, appaiono, traspaiono, si annunciano delle verità profonde che solitamente non riusciamo a comunicare, parlando, condividendo. Questo è il grande potere, la grande meraviglia di una scrittura, la scrittura di noi stessi che abbiamo sempre a disposizione. Eppure non sempre ci avviciniamo a questa risorsa, che è una risorsa che può essere in molti casi certamente narcisistica, autocelebrativa, ma che sa essere anche una risorsa molto umile, molto semplice, molto immediata. Dobbiamo differenziare tra una scrittura autobiografica di carattere letterario, che ambisce quindi a fare della scrittura di sé un momento anche di carattere spettacolare o artistico, dalle migliaia e migliaia di scritture che sono apparse nel corso della storia del pensiero umano, nel corso delle vicende umane anche le più travagliate, nelle situazioni di schiavitù, di violenza, di sopruso. E in questi luoghi terribili, ed è ciò che tanta storia dell'autobiografia ci racconta, le persone, se sono riuscite a sopravvivere, sono riuscite ad essere tali anche per l'ausilio della scrittura personale. Ma dicevo, dobbiamo distinguere tra le ambizioni di una scrittura autobiografica che mira sua natura, perché la scrittura mira sempre alla comunicazione, mira sempre a lasciare storie e racconti di sé, dalla narrazione autobiografica, dalla narrazione quindi di se stessi senza alcuna preoccupazione di carattere stilistico. Con il carissimo amico Don Luigi Ciotti abbiamo da 2 anni
inventato, stiamo cercando di realizzarlo, un archivio per esempio delle storie senza timore, delle storie di coloro i quali ci chiedono di raccogliere anche frammenti minimi di diario, di racconti brevi, racconti che non sono soltanto racconti del sopruso, della sofferenza o dell'emarginazione, ma che contengono in sé sempre una volontà, un desiderio di emancipazione, un desiderio di far sentire la propria voce altrimenti impossibile da udire. E questo quindi il grande potere della scrittura, di una scrittura che sfugge alle regole del mercato, alle regole quindi dell'autocelebrazione, come dicevo, una scrittura che appartiene anche, lasciatemelo dire, da sempre alla storia del cristianesimo, della storia di altre spiritualità. Cosa sono i Vangeli? Mi sembra quasi ingenuo raccontarlo, se non storie, se non storie che ne hanno moltiplicate poi in continuazione. Sono biografie che si ripropongono attraverso l'elaborazione da parte degli altri, e quindi la storia della spiritualità e la storia del cristianesimo hanno un'immensità di natura autobiografica che non mirava sempre ad apparire. Il mio titolo, raccontare e scrivere quindi le emozioni della propria storia, si soffermerà su alcuni motivi cruciali per comprendere che cosa intendiamo a questo proposito. Il primo motivo è legato all'atto stesso di scrivere. Noi certo scriviamo le emozioni, lo vedremo tra poco, ascolteremo le emozioni che alcuni bambini e alcune bambine ci hanno consegnato nelle diverse attività che svolgiamo come Libera Università dell'Autobiografia di Anghiano. Abbiamo fondato un gruppo che si dedica a fare in modo che le scritture di sé possano il più precocemente possibile circolare nel mondo dell'infanzia o dell'adolescenza. E quindi il primo punto è, cerchiamo di entrare nei motivi fondamentali, in primo luogo, dell'emozione di scrivere. Questo è il primo aspetto. Al di là dei contenuti, degli argomenti che una scrittura autobiografica ricca dentro di sé, che sono gli argomenti legati all'attraversamento della nostra storia, della nostra vita, noi non facciamo altro che raccontare le emozioni che abbiamo vissuto, che abbiamo patito, le emozioni che abbiamo conquistato, le emozioni che siamo riusciti anche a trascendere attraverso momenti di trasformazione di noi stessi, veicolati, incentivati dal desiderio di narrarsi, dal desiderio di scrivere. Quindi al primo posto entriamo in questa scatola nera, che è la scatola misteriosa, alla cui indagine si dedicano finalmente, direi, alcuni campi del sapere, la psicanalisi, l'antropologia. La domanda potrebbe essere: perché alcuni di noi scrivono? E oggi si sta scrivendo sempre più, non soltanto utilizzando i nuovi media, come sappiamo, ma si sta riconquistando una via alla scrittura di se stessi in quei momenti drammatici, se non tragici, della vita, come mai si era scritto prima. E questa è una grande conquista della civiltà, una grande conquista dell'umanesimo laico, cristiano, credente, perché la cultura umanistica, quale essa sia, è una cultura, come sapete, di valorizzazione quindi della soggettività, dell'individualità, del diritto a far sapere, a raccontare la propria storia, quindi anche minuscola, trascurata dagli altri. Il secondo aspetto che affronterò con voi è costituito dalla incredibile, straordinaria relazione che esiste tra le emozioni
che può vivere il grande scrittore, e poi citerò chi mi riferisco, ma che può vivere anche la gente comune. Nella mia ricerca mi occupo molto di dimostrare che esiste come una sorta di istinto narrativo e di istinto autobiografico, oggi tra l'altro riconosciuto anche dalla scienza, che ci conduce a non differenziare tra una scrittura elevata, tra una scrittura colta, come prima accennavo, e una scrittura che alcuni definirebbero minimalistica. E il terzo motivo che vedrò di affrontare con voi riguarda l'importanza, io credo, allora di sperimentare, di sperimentarsi in nelle situazioni più diverse, in attività di educazione alla scrittura di sé, di un'educazione anche precoce alla scrittura di sé. Ma allo stesso tempo, se noi abbiamo la presunzione, meglio direi l'umiltà, di spingere altri a scrivere di se stessi, allo stesso tempo, perché non educarci noi stessi in prima persona alla scrittura della nostra storia, della nostra vita? Ecco, allora qual è la prima emozione, il primo stato emotivo che probabilmente alcuni di voi, lo so per certo che in sala ci sono persone che sono sperimentate nella scrittura di sé, il primo momento, che può durare anche pochi attimi, pochi secondi, è la ricerca di uno stato d'animo prezioso, oggi sempre più prezioso, che è il silenzio. Ogni atto di scrittura, certo non dobbiamo ricordare con un po' di timore o tremore quei momenti di silenzio quando, ricordiamoci quando siamo insegnanti, quando riproponiamo agli altri, i nostri studenti, i nostri allievi, quei momenti in cui si attendeva la dettatura del tema, silenzi, talvolta tombati. Ma erano silenzi imposti, erano silenzi che non nascevano quindi dal nostro desiderio. Questo è inevitabile nella formazione scolastica, ma nel momento in cui tu ti accorgi da adulto e anche da bambino, bambino come vedremo tra un istante, che ti si concede questa libertà di raccontarti in prima persona, noi cogliamo qui già primi elementi, direi, di un vivere il senso di se stessi con una progressiva coscientizzazione di sé. Quindi il primo momento è il silenzio, cercare il silenzio. E già questa ricerca possiede un valore di natura pedagogica, di natura educativa. E il secondo momento, quando la scrittura si ferma, la scrittura ha bisogno di pause, di interruzioni, perché poi ti coglie, sempre sul piano emotivo e sentimentale, talvolta come un'eccitazione, una frenesia. La frenesia di scrivere il proprio diario, forse alcuni di voi ricorderanno se l'hanno fatto. La frenesia di scrivere una lettera che per esempio non verrà mai letta da nessuno, ma che è fondamentale anche perché alimenta il tuo immaginario, quell'immaginario che io riconduco al motivo della riconoscenza. Quante lettere non abbiamo scritto a persone, non solo che abbiamo perduto, ma persone che ci siamo lasciati alle spalle, che hanno contato nella nostra formazione. Dovremmo avere tutti un epistolario nella nostra storia, un epistolario di gratitudine nei confronti di coloro i quali spesso, senza attendere, non hanno ricevuto però le nostre parole. La scrittura è anche questo. La scrittura è questa emozione. Un'emozione quindi di affermazione del fatto che se anche la scrittura di sé autobiografica si fonda sull'indagine, sull'autoindagine e sulla realizzazione del proprio io, in verità, noi siamo sempre, quando scriviamo autobiografie, una modalità corale di racconto. Perché quando scriviamo un'autobiografia ed è diverso rispetto alla scrittura di un romanzo o di un altro genere letterario, quando noi scriviamo autobiograficamente,
Inesorabilmente raccogliamo anche i frammenti, le scene, i profili, le immagini, dei volti, dei gesti, delle azioni, di coloro i quali coralmente hanno abitato la nostra vita. Ecco allora che il silenzio è un silenzio dotato di una sua, forse non ce ne accorgiamo sempre, di una sua sacralità, di una sua modestia, di una sua sacralità, ma non fai altro poi, nelle parentesi che dividono questi primi istanti di silenzio, degli inizi, degli incipi della narrazione, che attendere il momento successivo di silenzio. Perché tra il primo silenzio, il silenzio degli inizi, quel silenzio che crea disagio agli inizi, ma che poi in silenzio viene rotto dalla scrittura, perché il grande potere della scrittura è che crea silenzio. Ci sono poche attività dotate di questo grande, grandissimo potere, ma è un silenzio che noi secerniamo, un silenzio che noi offriamo a noi stessi, in prima battuta, subito, ma è un silenzio che poi offriremo a coloro i quali ci leggeranno. E il secondo silenzio è quel silenzio che si ripete più volte quando allora decidi e scegli di proseguire e vai a cercarti un angolo, vai a cercarti un luogo dove vivere la meditazione autobiografica, perché la scrittura autobiografica è una meditazione su di sé, è una meditazione che ti consente di entrare criticamente in quella che è stata la tua storia, ma di entrare nella tua storia emozionandoti come se entrassi nella casa di un altro, come se entrassi in un'altra dimora. Perché nel potere emozionale della scrittura c'è anche questa sensazione come di sdoppiamento, questo guardarsi da lontano, questo prendere le distanze da se stessi, che sono cruciali, io credo, sul piano mentale, sul piano emotivo, per tentare di fare i conti, anche spiacevoli talvolta, ogni tanto. Vi voglio leggere una raccolta preziosa di un poeta, vi dirò chi si tratta, che cosa intenda costui per scrittura di sé. Nelle notti senza senso scrivo frasi fragili in disordine, fuori tempo, le parole tracciate dalla mano insicura sull'oscura parete, il loro disincanto. Non si fanno storie con il destino. Lo spasmo degli avvenimenti mi arriva giorno e notte e se ne va. Curioso di ciò che verrà dopo, traccio una linea retta da seguire. Lì sta quello che io sono. L'autore si chiama Giuseppe Carnovale, ha scritto 3 anni fa questa raccolta dal titolo affascinante Nessuna pagina rimanga bianca. Giuseppe, detto Pino, è detenuto nel carcere di Opera a Milano da 30 anni. Io dove svolgo il carcere di Opera, l'ho conosciuto lì, volontariato autobiografico, non so che cosa abbia commesso. Ed è bene non conoscerlo, ma so quanto la scrittura l'abbia aiutato a sopravvivere. Il libro è copioso, e poi ne ha scritti altri, che sono quasi 250 pagine, quasi una poesia al giorno, per trovare un punto di riferimento nel quale tentare per frammenti di riconoscersi. E in questi momenti, in questi istanti di scrittura, lui ha vissuto, ne abbiamo parlato più volte, un senso di profonda revisione e riscoperta della propria esistenza. Si tratta di un uomo che non aveva nemmeno una quinta elementare, che poi l'ha presa in carcere con la Libia. Ecco,
questi sono casi indubbiamente eccezionali, possiamo dire, ma sono un indizio di speranza importantissima. Sono il motivo per cui nelle carceri la scrittura autobiografica, ma anche negli ospedali, nelle case di riposo, sta diventando una emozione profonda sul piano della riconquista di una dignità personale, di una dignità abilita. E questo è l'altro motivo, quindi cruciale. Ma non si tratta solo di una dignità in questi momenti e situazioni estreme. Ciascuno di noi ha bisogno, a mio parere, di riconquistare la propria dignità. E la dignità la riconquisti nel momento in cui, con molta, direi, franchezza e umiltà, ti disponi a raccontare la tua vita, non solo a parole, per chi è in grado di ascoltarti, col quale, con la quale parlare, nella vita che tu racconti a te stesso prendendo la distanza necessaria cui accennavo prima. Quando ero piccolo, la notte mi spaventava. Nelle ombre che si formavano in camera mia, credevo di vedere delle creature o degli oggetti di morte. Allora mi nascondevo sotto le coperte, sperando che quelle visioni sparissero. Ma se non erano le ombre a spaventarmi, erano i miei sogni contorti, insensati e pazzi. Leggo da questo fascicoletto che mi è stato inviato giusto circa un mese fa dalla Svizzera, da un insegnante si chiama Manuel Rossello, il cui titolo è il seguente: non ero iperattivo, ero svizzero. Sottotitolo: l'infanzia nelle autobiografie degli allievi di una scuola media di Lugano. È un insegnante che ho ringraziato tantissimo per questo dono che mi ha fatto, e leggo altri passaggi. Perché non farlo anche noi? Perché non farlo anche voi? Ecco che compare quindi il tema emotivo tra i più dei controversi e pesanti della vita, che è il tema della paura. A scrivere, quanto leggevo prima, Alfredo. Ne leggo un altro. Altro tema emotivo. Non ho mai voluto una tata perché l'idea di essere a letto e lei di sotto a mangiare patatine e a bere Coca-Cola mi faceva impazzire di rabbia. Andrea, le bambine, come ascolterete tra poco, sono più civili. Clara cosa scrive? Quindi, paura, rabbia, ma sono temi che scorgano. Il loro insegnante non ha chiesto ai ragazzi e alle ragazze, quindi, di scrivere di alcuni temi emozionali, dare libertà, fare in modo che la scrittura nel mondo della scuola, della formazione, riesca a cavarsi nelle ore di lezione degli angoli dove la corruzione viene bandita. Se non creiamo questi angoli di libertà espressiva, probabilmente nel corso della vita successiva il desiderio di avvicinarti alla scrittura sarà molto, molto più difficile che appare. E invece noi abbiamo bisogno di segnare come delle isole di piccole libertà, affinché si scopra che la scrittura di sé è un bene durevole, uno dei beni durevoli e meno economicistici che esistono nell'esistenza, perché scrivere di se stessi costa pochissimo, lo puoi fare ovunque. Ti basta una penna, la puoi anche rubare per l'occasione, siamo concilianti, un po' di carta, ed è appunto ancora una volta, un'emozione che è intrinseca alla fenomenologia dello scrivere. Ma sentiamo Clara. La mattina, appena mi alzavo, dimenticavo di dire che l'insegnante aveva
manifestò loro qualche ricordo della tua vita precedente. La mattina, appena mi alzavo, sentivo il profumo del latte e dei biscotti caldi. Invece, quando tornavo dall'asilo, sentivo l'odore di macchia, il mio coniglietto, oppure il profumo di mia mamma. Quale emozione in questo caso emerge, anche se non viene nominata? Motivo del rasserenamento. Sì, scrivere possiede, quindi vediamo che fin dall'infanzia queste sono sensazioni che si percepiscono, un potere di rasserenamento, ma che vorrei dire un potere anche di lenimento, di ricucitura di alcune ferite. Un potere che alcuni definiscono, forse con una parola un po' azzardata, anche di carattere terapeutico. Io preferisco essere molto più, direi, sorvegliato a questo proposito. Sicuramente la scrittura introduce cura di sé. Una cura di sé che poi, comprendendola e vivendola direttamente, può trasferirsi anche alla cura allora degli altri quando adottiamo la scrittura come strumento che ci consenta di oltrepassare i disagi, le sofferenze, le crisi dell'esistenza. Filippo è un maschietto rispetto ai precedenti, decisamente già molto saggio, ascolterete. Un posto solo per me era la soffitta di casa. Ci andavo quando non avevo nulla da fare, oppure giocare con l'iPad, quando in casa c'era casino. Però stranamente, appena me ne andavo, non c'era più casino. Raccoglimento. Sta scoprendo che può raccontare come vuole in questa esperienza di autocoscienza, forse per lui nuova, inusitata. Brian, sì, questo è molto divertente, qui sentirete vibrare un orgoglio personale, sempre di 10 anni, no? Servivo da chierichetto nella chiesa del mio paese e tutte le sante domeniche ero sull'altare con il vestitino rosso e con mia nonna che non smetteva un attimo di fotografare. Sopportavo questa, anche le nonne hanno imparato l'uso del selfie, sopportavo questa situazione solo perché dovevo fare la prima comunione e la cresima. Alla fine però ebbi la soddisfazione di essere nominato capo chierichetto del mio paese. Max, quando andavo nel bosco da solo, ero convinto di essere seguito da qualcuno. Era come se una presenza demoniaca fosse sempre dietro di me, pronta ad aggredirmi e trascinarmi negli angoli più scuri e tetri di quel luogo spettrale. Qui la paura diventa terrore, ma riuscire a evocare questo momento è già, come ci insegna la psicanalisi, una forma di dominio e di controllo dell'emozione più devastante. Perché scrivere è come irretire, scrivere è come gettare, quindi, una serie di connessioni che tra loro vengono a formare, quindi un contenitore tale da poter archiviare queste esperienze, che tu potrai riaprire, all'insegna sempre di questo imparare a guardarti a distanza, ad uscire da te stesso, a sdoppiarti, non in un senso evidentemente patologico, ma in un senso provvidenziale, a mio parere, perché impari a distinguere io dal tu, e tu come io diventi anche tu, ma impari anche a dividere, a distinguere. Un ultimo, andrei avanti moltissimo.
bellissimo leggere questi frammenti. Chiara: odiamo i formaggini dell'asilo. Perché non è capitato? Vedete, le storie poi si ripetono, si ripropongono. Ecco, adesso però non raccontate la vostra autobiografia, fatelo nel capanno. Odiamo i formaggini dell'asilo. Un giorno a pranzo la maestra me ne mise due nel piatto, supplicandomi di assaggiarli. Ma pur di non provarli, li nascosi nelle pantofole, dove si spiaccicarono. E per non farmi scoprire, le tenni nei piedi tutto il pomeriggio. Purtroppo arrivò il momento di tornare a casa e quando l'imbroglio fu scoperto, le bocche della mamma e della maestra formarono due grandi oh. Ecco, queste sono microstorie, sono frammenti, sono indizi di storie che poi diventeranno più importanti, che si intrecceranno insieme ad altri ricordi. E questo intrecciarsi dei ricordi, questo uscire dai frammenti, questo uscire dagli aneddoti, questo desiderio quindi di ricomporre, ancora una volta di risistemare il tessuto narrativo per dargli una forma, ancora una volta svolge una funzione, un compito interessante di carattere pedagogico, per meglio dire autopedagogico, perché ti accorgi che la comunicazione e tanto più la scrittura non possono essere abbandonati alle impressioni dell'attimo soltanto. Noi abbiamo una cultura, che purtroppo si sta perdendo, che è la cultura della memoria. E la cultura della memoria non ti chiede soltanto di racimolare alcuni puzzle sparsi della tua vita, lasciandoli come esplosione di stelle a se stessi. Il compito della coscienza, il compito della mente è un compito ricompositivo, è un compito costruttivo. E la scrittura autobiografica, quindi, cela dentro di sé, poi lo rivela emozionalmente a chi la utilizza, a chi la pratica, ragazzino, ragazzina, bambino, adolescente, perché hai la sensazione di scoprire la tua lenta maturazione mentale tesa a costruire storie lunghe, storie nel vero senso del termine. E quando una storia è tale, scusate questa ovvietà, una storia è tale quando abbiamo un inizio, quando la storia ha uno sviluppo, quando ha una conclusione, terzo passaggio, e quando, quarto momento, questa storia ha una morale. Quando una storia, quindi, interrogata sul suo senso, ci dice qualcosa del significato di noi stessi o di qualcosa d'altro che abbiamo realizzato e inseguito. Eccola allora la transizione cruciale, anche dal punto di vista emotivo, che certo si realizza a scuola si insegna tutto questo, ma spesso non si insegna a partire dalla propria esperienza esistenziale, anche minuscola, a comporre. Quindi uno scritto dotato di una sua compostezza e originalità. Perché noi possiamo avere storie che si assomigliano, ed è così. Ma, dico, a partire dalla mia esperienza di autobiografie, ne ho lette a centinaia, spero di leggerne altrettante, non ci sono mai due autobiografie identiche. Non solo per stile, ma proprio per la composizione che le storie personali assumono. E questo ci dice quindi che c'è un mondo che noi non riusciamo a comprendere se non vestiamo, come disse anche Italo Calvino, gli occhiali, le lenti, se non ci mettiamo le lenti addosso, del uso della letteratura
come occasione per indagare la vita stessa, per indagare gli enigmi o le verità dell'esistenza. E quindi noi abbiamo questo grande potere attraverso la storia della letteratura, che spesso trascuriamo per seguire altre modalità didattiche di insegnamento della letteratura, la letteratura come fonte di autoriconoscimento esistenziale e quindi di rispecchiamento esistenziale. Anche questa è una forte emozione, non è soltanto un aspetto di natura, diciamo, affettiva e emotiva. Prima delle vacanze sono stato invitato da un gruppo di insegnanti della scuola, una scuola primaria sul lago Maggiore, e mi affidarono questo titolo: La scrittura che scalda il cuore. Un titolo che può apparire un po' banale, indubbiamente, però siccome le cose banali mi intrigano sempre, perché c'è qualche verità sempre nascosta, qualche provocazione nascosta, mi sono chiesto se ci sia mai, se ci fosse una scrittura non in grado di scaldarlo il cuore, ma anzi di raffreddarlo. E mi sono risposto che non è possibile, perché nel momento stesso in cui noi iniziamo a scrivere, certo di buona voglia, se scriviamo di mala voglia, qui ho elencato, per esempio, se ci accade di scrivere una relazione professionale, una scheda, un tema, e cose cambiano completamente. Qui stiamo parlando della scrittura di sé, ribadisco questo concetto come manifestazione di libertà, quindi come viaggio e come cammino anche di emancipazione personale. E quindi la scrittura così interpretata non raffredda il cuore, ma lo scalderà sempre, perché la scrittura nasce dal desiderio e sgela i momenti di rigidità, di freddo dell'esistenza. Liberi risorse, liberi energie. E se fosse così, noi non potremmo scrivere, perché l'immagine un po' lieta del cuore, comunque un'immagine che ci conduce alla passione, ai sentimenti, ai ricordi che ancora ci creano dei tremori. E soprattutto, ecco che allora scopriamo, intraprendendo questi percorsi, proponendoli ad altri, che per scrivere devi confrontarti anche con le tue passioni relativamente al desiderio di vivere, al desiderio di esistere. E talvolta è la scrittura che rimette in moto questo desiderio. Non so se alcuni di voi hanno già fatto esperienze, per esempio, nelle case di riposo per anziani, con gli strumenti della scrittura autobiografica. Cambiano molto i volti innanzi a questa proposta, a questa esperienza. I volti si distendono, perché sono in fondo riconquiste, quindi, di un coraggio volto, perché per scrivere la propria autobiografia ci vuole coraggio, volto a riguardare retrospettivamente i momenti salienti, cruciali, apicali della propria vita. Ci vuole desiderio di sé, e nella malattia, nella sofferenza, questo desiderio di sé è fondamentale. Io ho preso oggi, questo è un centro anche che si occupa di disabilità, di educazione, non so se qui si conducono esperienze di narrazione come quelle che sto dicendo, ma ecco, ci vuole quindi la possibilità di innestare in questi momenti autonarrativi istanti di godimento. Se non c'è piacere, se non c'è desiderio, nessuna scrittura autobiografica giungerà dove deciderà di giungere e di arrivare. Perché l'aspetto interessante, anche questo è un altro aspetto importante dal punto di vista emozionale, che la scrittura autobiografica va oltre il tempo che le concediamo. Perché?
devo spiegare questo motivo così sottile ma così pregnante e importante. Noi possiamo finalmente decidere che mettiamo la parola fine alle 100, 150 pagine che abbiamo scritto, e lo decidiamo talvolta anche di malavoglia, perché ci sembrerebbe di avere altro da dire, e questa sensazione di incompiutezza è fecondissima, perché ti accorgi quindi questi mesi di lavoro, di travaglio, di entusiasmo che genera il percorso di scrittura, hai dato luogo a una domanda di autointerpretazione. Molti studiosi, tra cui anch'io, ritengono che la scrittura autobiografica abbia un potere ermeneutico, cioè interpretativo, ma di carattere retrospettivo. Riscopriamo qualcosa di noi soltanto se abbiamo, ripeto, ancora il coraggio e la forza di guardare oltre il presente. Sociologi, antropologi, tutti noi, anche di istinto, ci accorgiamo che noi viviamo oggi ossessivamente in una società del presente, un presente che ti ruba il tempo, dove il tempo devi inseguirlo senza fermarti mai. Ecco, se abbiamo il coraggio e la forza di trovare questi momenti di sosta, di pensiero dedicati a noi stessi, questi luoghi e queste situazioni sono situazioni dotate di una salubrità, a mio parere, psichica di grandissima importanza. Non è che stai lì a coltivare il tuo giardino interiore, a innaffiarti o a potarti, no? La metafora, per esempio, del giardino è frequentissima quando si racconta autobiograficamente. Questa è una visione molto riduttiva, è una visione che concepisce la scrittura autobiografica come coltivazione di sé, ma se è soltanto una coltivazione di sé e se non si apre la scrittura autobiografica poi all'altro, alla possibilità quindi di allora valorizzare quella storia, la storia dei genitori, dei padri, dei fratelli, degli amici, dei maestri che abbiamo avuto, se non li salvi, perché per lo più si tratta di persone che non ebbero il desiderio, la voglia, la possibilità di raccontare la loro autobiografia, allora diventiamo noi i loro testimoni, diventiamo noi coloro i quali fanno sì che queste storie incluse nel nostro racconto non vengano disperse e non vengano perdute. Quindi emozioni che si intrecciano e affastellano tra loro, emozioni che sono state definite in un bellissimo libro che voglio segnalarvi dal titolo Le ombre dell'anima, di alcuni autori italiani ma anche stranieri, Le ombre dell'anima, delle edizioni Cortina. In questo libro si distinguono emozioni negative e emozioni positive, elementari, indubbiamente. Ecco, dobbiamo sapere quindi che non possiamo perseguire soltanto le emozioni che e raccontarle, scriverle, che ci intrigano, che ci piacciono. Dobbiamo capire che intraprendere il viaggio, il cammino autobiografico, ci costringe, e questa è una modalità, a mio parere, di elevazione, non solo umana, umanistica, come dicevo, ma di elevazione spirituale. Perché vai oltre il tuo racconto, come accennavo. Uso la parola trascendenza come trascendimento. Tu trascendi, come accennavo, soltanto il racconto del tuo punto di vista, dei tuoi fatti, e accogli nelle tue pagine, nella tua storia, le storie degli altri, e te ne prendi cura. E fai in modo che queste storie continuino a parlare e a parlarti, e le proteggi.
Emozioni negative, tristezza, paura, vergogna, le abbiamo ascoltate dai bimbi prima. E le emozioni positive, scrivono questi autori, la gioia, l'orgoglio, il piacere fisico, la rincita. Ebbene, intraprendendo il percorso autobiografico, tutte queste emozioni le riscopri, ma le vivi direttamente anche in corso d'opera. Ci sono emozioni cruciali nella scrittura autobiografica, come il rimpianto, che non dobbiamo averne paura, emozioni come la malinconia, emozioni come la nostalgia, e dobbiamo sapere che avremo il coraggio di attraversarle, perché sarà un bene, sarà una bellezza se queste emozioni rientreranno nella nostra storia, perché avranno il valore di confermare la nostra persona e la nostra umanità. Il rimorso, il piacere di ravvedimento, il senso di colpa. Io elogio il senso di colpa. Io elogio il senso di colpa. Il senso di colpa è una grandissima risorsa, non solo ancestrale, vabbè, lo sappiamo tutti, ma nelle nostre vite individuali oggi il senso di colpa viene espulso. Cioè, guardiamo il sociale, guardiamo la politica. Senso di colpa, per carità. Anni fa uscì un libro dal titolo, non dico l'autore, Debellare il senso di colpa. Gli scrissi, debellare il senso di colpa. Il senso di colpa è una risorsa critica fondamentale per l'etica e per la moralità di ciascuno di noi, di tutti noi. Certo, per fortuna oggi, per liberarsi dei sensi di colpa, non si va in giro con un macigno per cercare di espiare, ma l'annullamento, possiamo chiamarlo in un altro modo, di ciò che tradizionalmente, fin dalla tragedia più antica, nella Bibbia, tutto questo c'è. Tutto questo c'è nei racconti celebri, ma tutto questo c'è anche nelle nostre vite individuali, per delle sciocchezze magari, ma rispetto alle quali non possiamo e non sappiamo chiedere scusa. E ci vergogniamo di chiedere scusa. Ecco, la scrittura autobiografica è una grande occasione per farlo. Le nostre scuse forse non arriveranno mai e mai più a coloro i quali abbiamo offeso, abbiamo dimenticato, abbiamo trascurato. E allora il rapporto intimo con noi stessi, il senso di intimizzazione e di intimità che la scrittura autobiografica ci offre, non ha uguale, non ha pari in questo viaggio di carattere emozionale. Ecco, avviandomi alla fine, allora proviamo a sintetizzare, come accennavo prima, i motivi che continuano a convincermi, perché ho la fortuna di applicare naturalmente il metodo autobiografico nelle situazioni più diverse, perché educare a scrivere di sé? E perché educarsi a scrivere di sé? Ma prima lasciatemi leggere un piccolissimo, grande libro di un premio Nobel, Abraham Pamuk, La valigia di mio padre, che uscì diversi anni fa, fu la sua lezione magistralis in occasione del premio Nobel per la letteratura. Pamuk, scrittore turco che rischia in questi momenti terribili anche espulsione dal suo paese, se non il carcere. Pamuk dedica questo piccolo libro al senso per lui dello scrivere. Ne leggo solo alcuni frammenti per farvi intendere quando la scrittura abbia questo potere non soltanto lenitivo che placa la nostra tensione, come se fosse un passatempo utile. Non è un passatempo la scrittura autobiografica, non tutti ci possono cimentarsi con o trovare sempre il tempo, il momento giusto per farlo, ma c'è
un istante, un pensiero nella vita, io credo, di tutti noi, se abbiamo coscienza morale, se abbiamo coscienza di noi stessi, in cui il desiderio, anche peregrino, di raccontare la nostra storia emerge. Perché scrivo? Perché scrivo? Si chiede Pamuk. Io scrivo perché sento il bisogno innato di scrivere. Scrivo perché non posso fare un lavoro normale come gli altri. Scrivo perché voglio leggere libri come quelli che scrivo. Scrivo perché ce l'ho con voi, con tutti. E scrivo perché mi piace stare seduto in una stanza a scrivere tutto il giorno, come il bambino di prima, la sua soffitta. Scrivo perché posso sopportare la realtà soltanto trasformandola. Scrivo perché tutto il mondo conosca il genere di vita che abbiamo vissuto, che viviamo io, gli altri, tutti noi a Istanbul, in Turchia. Scrivo perché amo l'odore della carta, della penna e dell'inchiostro. Scrivo perché credo nella letteratura, nell'arte del romanzo. Scrivo per beatitudine, per passione, ecco che torna questo motivo. Scrivo perché ho paura di essere dimenticato. Scrivo perché apprezzo la fama e l'interesse che ne derivano. Scrivo per stare solo, in silenzio. Scrivo perché una volta che ho iniziato un romanzo, un saggio, una pagina, voglio finirli. Inizio col silenzio, come dicevo all'inizio, voglio tornare quindi al silenzio. Allora, perché educare a scrivere di sé? Per i motivi precedenti che ho cercato di esporre, direi in primo luogo per offrire un'occasione di senso di sé. Di senso di sé. E non è vero che il senso di sé si scopra soltanto in età adulta. Il senso di sé lo scopre anche, come abbiamo ascoltato prima, un bambino, una bambina. Un'occasione di senso di sé per contare qualcosa, per poter avere dei lettori, anche dei compagni di scuola o chi altro. Ma soprattutto educhiamo a scrivere di sé per diffondere sensibilità al riconoscimento di se stessi, per fare in modo quindi che la scrittura generi momenti di condensazione interiore e di avvicinamento quindi ai propri segreti, dove sceglierai se scriverne o no, ma anche nel senso, nel piacere, nel diritto di mantenerli questi segreti. Secondo motivo è questo, quindi educare a scrivere di sé per invogliare a non temere il ricordo e i ricordi. Perché la memoria, l'ho già detto, come bene durevole, è un bene anche rispetto ai dolori dell'esistenza. Terzo, per allargare il senso di sé nell'esperienza umana, non per chiudersi nella propria nicchia che rischia la patologizzazione, ma per dilatare quindi la conoscenza di sé in relazione alla conoscenza degli altri. E ultimo aspetto, perché la scrittura, se la pratichi non soltanto in modo estemporaneo, impressionistico, ti offre un metodo, ti offre spontaneamente una sua disciplina, una disciplina dell'interiorità. Una disciplina che scopre anche il più indisciplinato dei nostri allievi. Una disciplina quindi che significa metterti al vaglio, educarti a non utilizzare soltanto l'oralità o i media attuali, che come scrisse il grande antropologo della scrittura, Walter Ong, non sono altro che oralità di ritorno. Sì, è vero, noi usiamo i mezzi informatici attraverso la scrittura, ma è comunque oralità. Facebook, una volta, ormai non si usano più, i blog,
per esempio i blog sono stati definiti dei diari, non c'è nulla di più sciocco, perché i blog semmai sono dei diari fasulli, in realtà degli epistolari. E mentre il diario, l'educazione al diario, è un'educazione, ecco, a coltivare la propria intimità, la propria intimizzazione, un grande diritto. L'umanità ci ha messo migliaia di anni a conquistare questo spazio interiore di racconto di sé. Perché educarsi a scrivere di sé? Così nasce. Perché innanzitutto come adulti, come educatori, come genitori, come insegnanti, abbiamo bisogno ogni tanto di fare il punto. Non usiamo la parola bilancio, è troppo economicistica. Di fare il punto, sapere dove stiamo andando. Abbiamo bisogno di un sestante ogni tanto. E la scrittura ti aiuta. Forse non la scrittura autobiografica, ma la scrittura diaristica. Una scrittura condivisa in gruppi e circoli di narrazione, di mutuo racconto. E poi abbiamo bisogno di educarci a scrivere di noi per vivere l'emozione di esserci nel silenzio, nella concentrazione, nel raccoglimento, come anche a volte ho ricordato, ancora, perché credo che sia un dovere nei confronti degli altri che abbiamo incontrato nella vita lasciare qualche memoria di noi, a loro, lasciare qualche memoria a coloro i quali verranno dopo di noi. E ancora, io credo che la scrittura di noi stessi, vissuta in età adulta, in età matura, ci occorra per continuare a sfidare il tempo, a sfidare il tempo. Il tempo che non vuole essere fermato. E la scrittura invece ci offre anche questo. Ferma il tempo, così con una poesia riesce a fermarlo, l'istante. Ci offre quindi, se vogliamo, anche un'educazione ai sentimenti e alla poeticità della vita. E infine, perché abbiamo bisogno, ancora una volta, di, lo dicevo all'inizio, di godere maggiormente della grande risorsa del sentimento del silenzio che la scrittura stessa crea. Grazie.